linguaggio del fumetto io vedo che persiste, fortunatamente, continua, anzi si cerca anche di utilizzarlo ormai anche per trasmettere, divulgare scienza, arte, divulgare altre cose che non siano più appannaggio dei libri di testo e basta. C'è da dire una cosa, io lo sto notando in questi anni, mi rendo conto che l'attenzione degli studenti in generale è molto diminuita, perché è una società molto veloce in tutte le sue forme e quindi ti aumenta la velocità anche nello scorrere immagini, testi, eccetera. Quindi non c'è più uno studente che si soffermi su 50 pagine di libro e le stia a meditare con pazienza, no. E allora forse anche proporre dei testi, proporre una divulgazione fatta a fumetti come ho fatto con Comics and Science, come abbiamo fatto con C'è spazio per tutti, con Luna 2069, può essere un modo per trasmettere delle informazioni piacevole che rimane, diciamo, fisso bene anche grazie alle immagini, c'è poco da fare, perché i primi libri che uno legge da bambino sono i libri con le immagini, poi c'è il famoso passaggio ai libri senza le figure, quando uno diventa un lettore, però ecco, il fumetto resta sempre un veicolo molto, un veicolo speciale, ecco, per riuscire ad arrivare poi alla mente, al cuore delle persone.